Ciao a tutti ragazzi, questo è il concorso di George April. Il prodotto recensito da me è questo fondotinta idrattivo della Deborah. Questo è un tester, ma ormai purtroppo quasi finito, la boccetta appunto da 30 ml dovrebbe essere, insomma. Allora, questo fondotinta premette di essere un fondotinta idratante. Quindi può essere applicato anche sulle pelli asciutte e senza una crema di base. Poi è adatto ad ogni tipo di pelle, soprattutto quella mista, qui in specifica. Poi assicura un effetto naturale e resiste tutta la giornata. Questo è quello che promette questo fondotinta. Dopo averlo utilizzato, ecco cosa posso dire io su questo fondotinta. Allora, è vero, è molto idratante e lo senti subito. Ha una consistenza appunto molto cremosa e ti rimane la pelle idratata per tutto il giorno. Allora, io ho una pelle mista ed il prodotto rende bene, però l'unica pecca è che lo sconsiglio per chi ha la pelle grassa, perché secondo me rende bene l'idea anche del colore. Poi, se scegli il colore giusto, io vi faccio vedere, questo è il numero 4. Vedete, anche il tester e la palettina, faccio vedere. Io uso questo colore qui, che non è né tanto scuro né tanto chiaro, soprattutto per l'inverno è un colore che va bene. Allora, appunto, se scegliete il colore adatto a voi, l'effetto è naturale, poco artefatto quindi. Soprattutto non vediamo quell'orribile distacco che c'è tra il viso e il collo. Quindi penso che sia un problema di molte ragazze questo. Nel complesso, appunto, posso dire che avendo un prezzo abbordabile per tutte le tasche, pensate che il flacone da 30 ml, l'ho pagato solo 10 euro, è un buon prodotto, si applica con facilità perché anche appunto il prodotto, questo è il tester e ha la palettina, ma anche il prodotto standard, quindi il prodotto originale, ha la sua palettina, quindi chi non avesse magari pennelli potete usarlo appunto anche con la semplice palettina, il semplice dito, la semplice spugnetta, comunque va bene con tutto. Si strucca senza difficoltà perché basta una passata di struccante che va via. Alta copertura e quello, la cosa più importante, io cercavo un fondotinta che non lascia lucidità. Infatti questo, vedete, non è molto lucido, soprattutto per la zona T, quindi questa zona qui, che è una zona ormai famosa. Questa è la mia recensione, spero di essere stata chiara. Un bacio e buona fortuna a tutte le partecipanti. Ciao ciao!